Via delle Sirene Ostia, commercianti e residenti convivono con uno spartitraffico che, malgrado i vari tentativi, rimane un ricettacolo di rifiuti, ma anche con marciapiedi sempre più malconci. Lei di fronte al suo negozio giustamente sta sistemando, ma perché non lo fa nessun altro? Perché altro qua passano, penso, 2 volte l'anno. Hanno fatto pulizia quest'anno sulla parte centrale. Si è allontanato un attimo con la ripresa da per terra. Sì. Fatto la richiesta i negozianti precedenti, penso una quindicina di volte, fra condominio e Ah, per rifare l'asfalto, dice? l'asfalto, non si è mai visto nessuno. Lei prova però a sistemare, comunque a mantenere tutto ordinato. Che sistemi? Intanto ci si ferma una sera con le birre, trovi la frutta buttata per terra, la busta buttata per terra, trovi tutto così. Pulizia, guarda, sinceramente, a parte il periodo dello stato di votazioni che passavano come al Ah, passiamo solito, più di frequente, eh? più de frequente, e il resto sono spariti. Adesso sinceramente che vi devo passare saranno 3 mesi. Allora, signora, Mi è dica. abbastanza pulita questa strada? No, è proprio zozza. Si inciampa anche. Sì, io su una buca all'altra strada sono caduta proprio lunga, lunga, che non riuscivo a alzarmi più. Pensavo proprio di rimanere là. Da quanto tempo è che fa il pizzaiolo in questa strada? Dal 2009. Dal 2009. Questa strada le sembra un po' più pulita o è sempre sporca? Da quando sono venuto qua, adesso quasi un anno così, è più pulita di prima. Un pochino più pulita. Pochino, pochino, sì. I marciapiedi? Ma c'è sempre sporca. Ti dico la verità, guarda, sempre sporca. Sempre gente arriva dal mare, passa da scuola, butta una roba in mezzo, butta una roba dentro, vicino il mura. Ho visto che qui va arrangiato un po' da soli. Lei si è fatto il cestino, Sì, l'altro io ho fatto signore il cestino. pulisce. L'altro signore pulisce là davanti e poi ci stanno tanta gente, non è puliti. Sono gli alberi che buttano tantissimo Quindi è colpa polline. delle piante? Sì, le piante buttano tantissimo polline, è sempre sporco perché loro passano, puliscono, puliscono pure con le Lì si spazzatrici. lamentano che i marciapiedi sono pieni di lì dall'altra parte, che i commercianti sono costretti a spazzarsi in marciapiede da solo perché è sempre sporco. Ma io penso sia dovuto proprio al fatto che praticamente, eppure ieri è passata la spazzatrice, è Ah, lei passata. li Sì, l'ho vede? vista, io l'ho vista. Purtroppo gli alberi, ecco, io ho parcheggiato sta macchina ieri là, è già piena di polline nuovamente. Queste piante cadete tutto, cioè non penso, l'ultima volta che sono state potate ero bambino io. Cittadini e negozianti di Via delle Sirene denunciano questa situazione da mesi. Lo spartitraffico è stato in parte sistemato, ma la zona, malgrado la presenza di attività commerciali e la vicinanza con la biblioteca, è ancora troppo trascurata.